Consigliere Pavone, si parla di riequilibrio dei fondi sanitari regionali e la sua richiesta ovviamente è quella di, e l'invito meglio al sindaco Sabatino di Girolamo di aderirci come ha fatto il sindaco di Teramo Gian Guido d'Alberto. Io ho visto questa proposta che è stata fatta dal coordinatore provinciale della Lega Gianfranco Giugliante e che è stato raccolto anche poi dal sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, che tra l'altro è il presidente regionale dell'ANCI, di cui mi onoro di far parte come direttivo. E quindi è una problematica vecchia che conosco da quando facevo parte del comitato ristretto dei sindaci della ASL come sindaco e che penalizza la ripartizione dei fondi regionali, sono fortemente penalizzati. Penalizza fortemente la nostra provincia, la provincia di Teramo. Basta vedere i dati, anche la ripartizione pro capite della spesa regionale tra i cittadini della provincia di Teramo e per esempio quelli di Pescara. È una battaglia giusta che credo vada condivisa da tutte le forze politiche e sociali della nostra provincia, perché la provincia di Teramo è penalizzata fortemente non avendo le cliniche private. Noi qui in provincia di Teramo non avendo le cliniche private ed essendo queste ripartizioni fatte fino a ieri, oggi ho letto già che qualcosa potrebbe cambiare su una ripartizione in base alle spese storiche, cioè a quello che uno spende, cioè più spendi più hai, ecco, la ASL di Teramo spende di meno ma è magari più virtuosa e magari ha meno possibilità anche di spendere appunto per chi non ha le cliniche private ed è doppiamente penalizzato. Il cittadino teramano è doppiamente penalizzato. E quindi il distretto sanitario di base dove c'è un progetto, dove c'era un iter fatto, adesso è bloccato. Io credo che anche qui diciamo, tutte le forze politiche della nostra città, della città di Roseto, devono fare quadrato attorno al sindaco che deve impegnarsi e far sì che questa attività possa arrivare a compimento e dotare, che non è solo per Roseto, ma è per un intero comprensorio, questo distretto di base, e possa dotare questa comunità di una possibilità importante per la cura delle persone.